Eccoci, Affari Italiani incontra Francesca Archibugi al Taormina Film Fest. Finalmente dico, perché abbiamo avuto degli scambi su Twitter. Partiamo da lì, social network cosa sono per te? Uno scherzetto, giusto. Però anche lì tiri fuori quel tuo gusto per le piccole cose, un po' quella eleganza di certi fatti, di certe espressioni, un libro, un fiore, e un po' il tuo spirito che hai anche nei film, una persona secondo me riservata ma capace di estrarre dalle storie i loro punti significativi. Mi piacerebbe essere diversa invece su Twitter. No, siamo quello che siamo, quindi qualsiasi cosa facciamo siamo un po' quello che siamo. Tu hai esordito alla grande vincendo il Davide Donatello. L'avevi pensato o è stata la scoperta del tuo talento e della tua capacità di raccontare? Ma guarda, io quando ho vinto quel Davide mi sono vergognata tantissimo, se ti devo dire la verità. Non me lo aspettavo. È stata una cosa veramente, l'impressione era stata proprio quello, oddio, ma non mi staranno sopravvalutando, e mi ha dato, al contrario di tutti, quando prendono un premio dicono la stessa cosa, sono molto felice. Io non ho avuto il coraggio di dire la verità, sono molto angosciata perché ho paura di quello che succederà. E comunque diciamo che quando le cose vanno bene ti senti una specie di angoscia di responsabilità. Quando le cose vanno male diciamo che mi sento più nel mio elemento naturale, che forse è quello di essere un po' lagnosa e vittimista. Ecco, questa tua caratteristica caratteriale, scusa gioco di parole, è anche parte del tuo dirigere, anche parte di quello che metti nei film, cioè c'è un po' di autobiografia o di... No, io non faccio, cioè non faccio autobiografia, nel senso che io quando racconto delle storie racconto proprio dei personaggi che sono altro di me, poi inevitabilmente entri dentro tutto, e come dici su Twitter, poi sei come sei. Cosa hai trovato nell'uomo di diverso dagli altri attori? Innanzitutto di diverso da tutti gli altri, perché lui era unico, era Marcello Mastroianni. Devo dire che io attori famosissimi, come dire, miti come lui, o anche attori bravi ma meno conosciuti eccetera, istintivamente li scelgo anche per qualcosa di molto interiore, la capacità che sento di poter fare un lavoro approfondito insieme. E con gli attori, proprio gli attori e le attrici, mentre giriamo io mi ci fidanzo, mi ci innamoro e mi ci fidanzo. È un rapporto molto molto intenso e a termine. Può essere anche una cosa difficile per chi mi sta vicino, chi mi sta intorno, questa completa e totale dedizione al lavoro e alle persone che lavorano con me. Marcello era unico, non assomigliava a niente, era un pezzo unico. Quello che aveva di strano nell'essere così celebre era la sua capacità invece di continuare a divertirsi e al desiderio di innamorarsi tutte le volte che faceva un film, come se fosse un neofita. Il cinema è un amore o un mestiere? Guarda, è molto mestiere, nel senso che però è un amore per un mestiere, cioè l'amore per il lavoro è una cosa che tipo è una droga, cioè il cinema è una droga, è una sostanza. Possiamo dirlo. Sì.
è più bello lavorare con appunto grandi nomi capaci di dare valore aggiunto di esperienza, di fascino, di tutto quello che vuoi, o scoprire in un esordiente un grande attore, una grande attrice? È bello tutto. È bello tutto perché a seconda del ruolo hai bisogno di apporto, di vicinanza, comunanza, con la freschezza e lo sguardo puro del neofita, oppure di essere guidato da una persona che ne sa molto, ma molto, ma molto più di te. Quindi i film sono avventure in mare, parti e fai tutti insieme una traversata transoceanica. Tra l'altro il cinema è molto gerarchico, ognuno sta al suo posto e il regista viene messo a comandare e comunque la ciurma gli obbedisce anche se è un cretino. È così, c'è la gerarchia, questa gerarchia va rispettata. Tu hai detto prima nel tuo intervento le storie non le scriviamo per noi stesse ma per gli altri. Che cosa ti senti di aver dato al pubblico che ti ha seguito nella tua carriera e che continua a seguirti con il prossimo film tuo? Ma guarda, il bisogno di, come dire, di ascoltare storie, diciamo, partiamo ancora proprio prima del raccontarle, di ascoltarle, è misterioso, perché è millenario quanto l'uomo. L'uomo cacciava, dormiva, si accoppiava e si metteva uno a raccontarsi una storia all'altro. Il perché, sinceramente, io non te lo so dire, Andrea, però è proprio qualcosa, un bisogno arcaico. C'è chi si mette dalla parte ad ascoltare e c'è chi si mette dalla parte a raccontare. Giustamente, se no non si tramanderebbero le storie. Ed è una specie di inclinazione personale che io non ti so nemmeno dire come viene distribuita, che cosa ti dà, qualcosa c'ha il cervello per cui ti mette da una parte o dall'altra del fuoco a raccontare o ad ascoltare la storia. Beh, tu ne ascolti anche tante però. Io ne ascolto anche molte per poi raccontarle, sì. La cultura del cinema, di che cosa avrebbe bisogno in questo paese? Beh, il cinema dovrebbe essere preso più sul serio. Più sul serio. Innanzitutto come grande veicolo culturale. Proprio culturale in senso antropologico, cioè il scambiarsi idee, modi di essere, un'identità di una nazione si fa al cinema, si è fatto al cinema per decenni, si fa molto in televisione e quindi bisogna avere molta cura. E ci sono paesi che lo fanno meglio di noi forse. Sì, non c'è dubbio. Facciamo dei bei film, ci sono dei grandi registi, nonostante come è ridotta la situazione, diciamo, organizzativa, non dico assistenzialistica, perché poi si confonde sempre quello che dice: ah, volete più soldi. No, vorremmo un mercato meglio organizzato. Abbiamo una distribuzione pazzesca, cioè ormai le sale dei piccoli centri sono chiuse dappertutto, in un senso proprio di lasciare completamente abbandonati gli spettatori. Ecco, forse il supporto dovrebbe essere più sulla possibilità di andare al cinema che su quella di realizzarlo. Affari Italiani ha una sezione dedicata ai festival del cinema. Abbiamo scelto di farlo perché riteniamo che sia uno strumento di diffusione della cultura del cinema. Tu cosa pensi dei festival? Beh, i festival sono comunque delle occasioni molto importanti, dipende da festival. Festival importanti per parlare di cinema a un livello che non è strettamente così, o di gossip, di lancio, oppure di botteghino, quello di capire un po' il senso di un film, approfondire. Poi ci sono dei festival belli e dei festival brutti, ci sono dei festival inutili e ci sono invece dei festival che tengono la barra dritta sul senso del cinema mondiale in certi periodi. Ultima cosa, tu ne hai parlato prima, tu hai anche occasione di incontrare molti giovani perché insegni alla scuola di cinema. Qual è, che cosa trovi nei ragazzi e nelle ragazze e che cosa invece non trovi ma vorresti trovare? Guarda, c'è un po' di tutto, nel senso che per me è impossibile fare grandi generalizzazioni, un po' credo che sia impossibile per tutte le persone che raccontano, perché per noi sono tutti pezzi unici. Quando mi dicono parlami dei tuoi allievi,
Io ti vorrei piano piano parlare di Nicola, di Letizia, di Anna. Non mi è mi è quasi impossibile parlare di tutti, perché sono tutti diversi. Ti sei riconosciuta in qualcuno di loro? No. Perché siete pezzi unici. Perché siamo tutti pezzi siamo unici. Tutti pezzi unici, giusto. Ultima cosa, ultimissima, perché l'ultima già detta prima, e qual è il tuo prossimo impegno e che cosa ci possiamo aspettare dalla tua capacità di raccontare storie? Guarda, sto lavorando a due cose contemporaneamente. Uno, una cosa, Rai Uno mi ha fatto una bellissima proposta di scrivere un soggetto, una storia lunga, 6 puntate, cioè una vera serialità per raccontare un po' il nostro paese. E questa cosa sta andando avanti, ne abbiamo parlato, è stata accettata l'idea, il progetto, e sono molto contenta perché, come dire, a me piace la televisione, non sono di quelli che dicono io la televisione non la guardo mai, io la guardo e come, mi piace. E poi sto scrivendo il prossimo film per il cinema con Francesco Piccolo. E così, insomma, sto facendo questi. E sarà il 2015 e anche parte del 2016 un anno di scrittura, che è, diciamo, la cosa più bella. Grazie Francesca, in bocca al lupo per tutto e davvero un saluto affettuoso da Fare Italiano.